Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Faccia a Faccia. Con grande piacere stasera do il benvenuto alla nostra trasmissione a un amico che molti avranno già riconosciuto, che è Serse Cosmi. Salve, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Serse, grazie per essere qua. Insomma, è praticamente casa tua questa, quindi non c'è bisogno di fare troppi convenevoli. Ti chiedo, giusto per cominciare questo mezz'ora di botta e risposta, se hai visto la nazionale ieri sera. E se Balotelli, come dicono tutti, è già tra i primi 5 attaccanti del mondo? Sì, no, ho visto la nazionale il primo tempo, il secondo è stato in linea con quelle che sono le partite, diciamo così, di basso livello, o meglio, magari importanti, però non con contenuti tecnici come magari quella precedente col Brasile. Quindi su Balotelli è una mia considerazione, insomma, quella che accompagna i giocatori e tante altre persone nel calcio. È una persona, un ragazzo di straordinario talento, non accompagnato in alcuni momenti, ma ripeto, non per colpa sua, ma solo per una sua nascita particolare, per una sua formazione particolare. Quindi è singolare il fatto che fino a 2 mesi fa era considerato un talento, ma che non avrebbe mai, con pochi neuroni, come dicevano, e che non avrebbe mai potuto esprimersi a grandi livelli perché aveva un'incapacità proprio mentale nel poter esprimere le sue capacità, e quindi un bad boy proprio in tutti i sensi. E oggi, come Papa Francesco, perché oggi lui può dire qualsiasi cosa e essere ricondotto nella sfera di una persona che ci deve essere. Sei per una via di mezzo, quindi mi pare di capire. Ma a me piaceva molto più il Balotelli, mi piace molto più il Balotelli istintivo, ovviamente, che doveva crescere, ci mancherebbe altro. Insomma, se lui si fa piano piano, non lo so, troppo influenzare dai vari consiglieri di turno, insomma, quelli che gli consigliano di cambiare. Oggi va bene così, ma tra qualche giorno sono gli stessi che gli torneranno sopra. Quindi. Senti, ti chiedo se l'alleneresti e ti metterebbe in difficoltà un giocatore come Balotelli da gestire? No, non allenerei più che volentieri, perché a me piace allenare il talento, insomma, voglio dire, perché ti viene affidato un qualcosa che intanto tu devi solamente gestire, non migliorare. E il classico diamante grezzo. Ecco, per quanto si dica che noi allenatori abbiamo la presunzione di poter migliorare tutto, a volte non ci si riesce. Quando invece hai dentro qualcosa che è di per sé già enorme, io sono molto felice. Poi mi piace anche i casi particolari. Credo che la mia vita da allenatore sia stata accompagnata spesso da giocatori particolari, insomma, che magari avevano grandi qualità. Me lo dici un nome, un Balotelli che hai allenato in passato, ma anche alla Ponte Vecchio, cioè proprio dagli inizi? Guarda, partendo ad Arezzo, insomma, voglio dire, da Arezzo a Ponte Vecchio, insomma, partendo, diciamo, dalle categorie inferiori, credo che Bifini, sotto certi punti di vista, sia stato in quel momento il Balotelli dell'Arezzo, con ovviamente tutte le proporzioni giuste, insomma, un giocatore che non è andato in Serie A solo ed esclusivamente non per colpa sua, perché poi le colpe è una parola grossa, però aveva veramente, io ho allenato giocatori infinitamente più scarsi di Bifini in Serie A, però non ci è arrivato, quindi è lui che deve eventualmente farsi una domanda a questo. Ma poi ne ho allenati ma Miccoli, anche sotto certi punti di vista, era un ragazzo molto particolare, insomma, Gheddafi. No, e qui c'erano altri, insomma. Potremmo aprire davvero un discorso lunghissimo. Prima però di continuare con l'intervista, ti faccio vedere la scheda che ha preparato per te, come fa tutte le settimane, Luca Caneschi. Vediamo come ti ha presentato. La cui ultima partita si gioca sul terreno del Rock con il possibile trasloco di Arezzo Wave, che diventerebbe così Perugia Wave, c'è una sola eccezione che resiste a tutto e a tutti. Non c'è retino, infatti, che quando pensa a Serse Cosmi non dica che è uno di noi, e credo che anche lui in fondo sia contento di questa definizione e si senta uno di noi. La cosa bella è che Serse, per arrivare a questo sentimento, non ha rinnegato alcunché, e a differenza del vescovo Betori, che quando è passato da Torino a Firenze ha abbandonato la Juventus dichiarandosi tifoso della Fiorentina,
fiorentina, non ha mai nascosto né la sua matrice territoriale né la sua fede calcistica. Non a caso è stato definito l'uomo del ponte, che idealmente potrebbe essere anche l'unico legame tra due realtà che cordialmente si odiano. Per lui siamo diventati in questi anni tifosi del Genoa, dell'Udinese, perfino contro il Barcellona, del Brescia o del Lecce, sfiorando anche il Livorno e il Siena, delle quali diventare tifosi sarebbe davvero troppo. E seguendolo abbiamo capito ogni volta di più che un altro calcio è possibile, un calcio non basato sulla falsità e sulla ruffianeria, dove gli allenatori non sono preti mancati ma uomini veri. Serzi è sempre lo stesso, quello che in un'intervista a Umbria TV, quando ancora allenava la Ponte Vecchio, disse che anziché andare a cena con un procuratore preferiva uscire con sua moglie. È la prova che non tutti cambiano, intossicati da una realtà sempre più difficile da digerire e che si può restare se stessi. Non è una lezione di calcio questa, ma una lezione di vita, della quale al nostro Serzi possiamo solo essere grati, perché è uno che non ti è amico solo fin quando gli fa comodo, salvo poi non ricordarsi della tua esistenza appena girato l'angolo verso altri lidi. Anche la sua presenza qui oggi è un bell'esempio di questo spirito. E beh, immagini che scaldano il cuore dei tifosi dell'Arezzo. Intanto colgo l'occasione per salutare Luca, che è stata la prima persona che ho conosciuto qui ad Arezzo, la prima proprio in tempo cronologico. E quindi ti ha trattato molto bene, devo dire. Di solito nelle schede è più cattivo. No, vabbè, ma Luca, si vede che con Luca abbiamo subito avuto una certa benevolenza, un'empatia, dai. Sì, ma voglio dire, non l'ho mai considerato un giornalista, molto probabilmente lui non mi ha mai considerato un allenatore. E quindi è in senso buono, ovviamente. In senso buono, ovviamente, per quello un giornalista. Poi lui è molto bravo e non lo so quanto lo sia diventato io. Senti, Serzi è rimasto lo stesso di sempre, ha detto Luca. No. Qualcuno dice Serzi è cambiato. Insomma, dove sta la verità? O è cambiata la percezione magari che hanno di te quelli che ti guardano? Insomma, adesso che... Ma è chiaro, se fossi rimasto lo stesso sarei in un cimma, voglio dire, no? In centro igiene mentale, perché voglio dire, le persone... sono arrivato qui che avevo 37 anni, adesso ne ho quasi 20 di più, quindi è normale che sia cambiato. Se non fosse così mi preoccuperei prima io per me stesso e quindi di conseguenza anche gli altri. Sono cambiato, ma con questo non significa che, come tutte le persone, poi dentro di me sono rimasti, adesso non voglio usare una parola inflazionata, i valori, però voglio dire, quello in cui ho sempre creduto, più o meno sono rimaste le stesse cose, quindi per me hanno valore determinate situazioni e sono rimaste esattamente le stesse, pur avendo poi condotto una vita e conosciuto persone che hanno veramente, io ho corso un rischio tremendo, quello di cambiare veramente, Voglio dire, perché le persone che ho conosciuto veramente potevano influenzarmi negativamente, ovviamente in maniera devastante. Invece devo dire che l'inquinamento che hanno avuto nei miei confronti è stato superficiale. Dentro mi sento il ragazzo che è venuto ad Arezzo, perché in quel periodo ero un ragazzo e molto più vicino a quello rispetto a quello che avrei potuto diventare. Ti faccio vedere la prima foto di una serie che poi vedremo durante la trasmissione, e non so quanto ti farà piacere vedere Massimo Mezzaroma. Ti chiedo, insomma, è stato un esonero visto da fuori incredibile. Insomma, tu arrivi, squadra che parte da meno 6 senza la penalizzazione, sei salvo eppure ti mandano via. Cioè, la logica dove sta? Ma guarda, io, Andrea, pure sai che io sono poco diplomatico e mi piace parlare molto direttamente, però per la questione Siena ho rimandato tutto a fine anno. Quindi quando sarà finito l'anno, perché a differenza di altri, io ho il rispetto di chi in questo momento sta lavorando al posto mio. E quindi non voglio entrare in commenti che potrebbero in questo momento, non dico turbare, perché c'è poco da turbare, però magari farmi apparire quello che parla in una situazione, in un salotto televisivo, e tutto quello che eventualmente ci sarà non da dire, perché non è che ci sia da dire niente di particolare, però magari da precisare, lo farò a fine stagione. Adesso non lo voglio fare, quindi so quello io e il mio staff, che è composto poi da qualche aretino, insomma, anzi, sì, dopo... da qualche aretino e da qualche pseudo aretino. E quindi gli aretini veri mi riferisco a Palazzi e Bulletti, loro che sono stati sempre al mio fianco,
in tutto e per tutto sanno... Stai bruciando la domanda, perché ti devo far vedere la foto dopo di Palazzi, di Palazzi Pulletti. Però so quello che hanno fatto e come abbiamo lavorato. No. Che sai, il lavoro di un allenatore è sempre discutibile. Quindi io ho sempre detto che sono importanti il lavoro degli allenatori, ma importantissimi i cantori degli allenatori. Anche in quella zona, diciamo così, abbiamo molto probabilmente avuto dei cantori particolari. Senti, ti chiedo una cosa, hai scritto l'unico esonero giusto della tua carriera è stato quello di Udine, perché ero troppo stanco psicologicamente, lo confermi? Io ho questo? Sbagliato termine, giusto? No. Sì. Diciamo così che poteva starci, perché conoscendo la mia maniera di affrontare il mestiere, venivo da 18 anni di inizio stagione e fine stagione, quindi avevo avuto quel tipo di fortuna, pensavo che l'allenatore fosse solo quello, poi nel tempo ho capito che andava a vivere anche situazioni diverse, però la situazione di Udine veramente mi aveva logorato. Logorato perché per la prima volta in quei 19 anni ho avuto non la percezione, proprio la certezza che stavo facendo un qualcosa che non era quello che sentivo dentro. Cioè avevano voluto farmi diventare un altro, non un altro allenatore, ma un'altra persona. Mm-hmm. E ovviamente non per colpa degli altri, non ce l'ho fatta, e quindi in quel momento, ripeto, giusto no, però poteva anche starci. Tutti gli altri, alcuni hanno rassentato il ridicolo, altri sono discutibili. Ti snocciolo questi nomi, tanto chiedo alla regia di farmi lume su quanto tempo ho ancora a disposizione, perché non ho preso il cronometro, credo di avere ancora un paio di minuti. Ti snocciolo questi nomi: Gaucci, Preziosi, Pozzo, Corioni, Spinelli, Zamparini. Poi ci sono stati anche Semeraro e Mezzaroma, ma insomma diciamo che sono un po' diversi. Cioè, uno ha avuti tutti in sequenza questi presidenti dall'esonero facile, dice tu hai qualche colpa da scontare, no? Oppure ma hai avuto un rapporto... Io mi riferisco a una frase, insomma, che parlai un giorno con un mio amico, mi disse che proprio secondo me sintetizza tutto, proprio un sofisticato collezionista. E qui mi fermo, insomma, voglio dire. Ovviamente ognuno ho capito qualcosa, da qualcuno ho imparato, però non me ne voglia nessuno, Gaucci era... Di un'altra categoria. No, era troppo più avanti degli altri. Gli altri hanno saputo vendersi. Diciamo così, hanno saputo proporre meglio l'immagine rispetto a quella di Lucianone. Invece io credo che Gaucci era troppo più immediato, troppo più istintivo, troppo più intelligente degli altri. Ti faccio vedere quest'altra foto invece e dimmi se un sì o un no, insomma, se tra i tuoi rimpianti più grandi c'è questa annata qua. Qui sei intanto tu... il rimpianto più grande è quello di non essere stato almeno 5 kg in meno. Ecco, Gradinata Nord, qui no, è dopo questa è una foto Genova-Venezia, promozione. Guarda, del Genoa in Serie A. Poi cancellata per la famosa valigetta, Maldonado, eccetera. Questa è una foto che per esempio Bobo Pilleddu, che voi sapete che è tifoso geniano, mi ha detto, io Serse, cioè voglio dire, ha seguito la mia carriera, tutto quanto, con l'affetto ovviamente di un ragazzo che ho allenato e che è rimasto molto vicino a me, insomma. Ma lui mi ha detto, io ti ho invidiato tante cose, ma quella foto è esattamente il sogno della sua vita. Ovviamente gli addominali, in questo caso i dorsali di Pilleddu, sono nettamente diversi da me, però è una foto meravigliosa, una foto che sintetizza tutto l'amore che... Il Genoa è il tuo grande rimpianto, cioè per come andò a finire quella natalità? Adesso bisogna vedere se è il mio grande rimpianto o il rimpianto loro, questo bisogna poi nel tempo stabilirlo. Di sicuro nel Genoa, a Genoa avevo investito tantissimo, non dimentichiamoci che io venivo da 4 anni di Perugia, dove in un calcio attuale un allenatore sarebbe andato tra le prime 5 squadre del nostro campionato, non per i 4 anni del Perugia, per un anno di quel Perugia. Io in 4 anni scelsi di ricominciare dal Genoa, che era ovviamente una delle società che mi intrigavano, alle quali aspiravo in assoluto, però era pur sempre Serie B. Invece ho scelto senza dubbio, perché sapevo che il Genoa sarebbe stata la mia sede naturale, cioè quello, la realizzazione di un sogno d'allenatore inteso a 360 gradi, insomma, con veramente. E poi alla fine in parte è stato così, insomma. 30 secondi, ti chiedo solo un'ultima cosa prima di andare in pubblicità, insomma, il Perugia dei miracoli,
no? La promozione col Genoa, la Champions con l'Udinese, tra l'altro sei stato l'unico a superare il preliminare, i playoff col Brescia, ma insomma la rimonta anche con Lecce ci voglio mettere. Hai la sensazione di essere un po' prigioniero di un certo cliché, cioè l'allenatore Sì, intanto grintoso, motivatore, come diceva Zamparini, però insomma forse c'è dell'altro, una precisazione: Perugia dei Miracoli è stato quello di Castagnari, il nostro è stato il Perugia dei Miracolati, che è un concetto, è una precisazione. precisazione, perché lì veramente sono stato Miracolati, io per primo, perché venivo comunque dalla Serie C. Tanti giocatori che venivano come me dalla Serie C, tanti che non sapevano neanche quale fosse stato il loro futuro, la società stessa che era veramente. E quindi, insomma, voglio dire, è stato una cosa molto particolare. E sì, vabbè, tanto del mio cliché, diciamo, del fatto di essere ostaggio di un qualcosa che i media ti hanno messo addosso, l'ho capito, tu Andrea lo sai, insomma, non qualche anno dopo, qualche minuto Ecco, dopo. Io subito. credo che il benvenuto me l'hanno dato con Striscia, con quel fuori onda. Quel giorno mi hanno detto Striscia notizie. benvenuto in Serie A. Voglio dire, lì ho capito che di me volevano fare non l'allenatore che potesse proporre anche delle idee tattiche, insomma, diciamo il mio ruolo, ma soprattutto il personaggio etichettato, come Maurizio diceva, insomma, ti spezzo una gamba così. Da Però, lì guarda. ci sono stati momenti che ho cercato di venirne fuori, devo essere sincero, adesso proprio sono rassegnato in maniera bonaria al fatto che non ne verrò mai fuori, perché la gente purtroppo, che le ultime lezioni insegnano, è molto condizionata dall'aspetto mediatico. Bene, abbiamo aperto parentesi che potrebbero portarci ovunque. Adesso io mi fermo per la pubblicità, poi ricominciamo proprio da Maurizio Crozza, tra poco.